d'estate. Allora, partiamo dall'inizio, ma proprio dall'inizio inizio, ovvero dalla sigla. Sembra un po' quella di Lost, ma è geniale perché emerge dai San Pietrini di Roma e c'è addirittura una buca con la pozzanghera. Quanto è Roma questo titolo, San Pietrini e buche? Guarda, appena l'abbiamo vista, cioè, proprio abbiamo fatto un applauso, perché è veramente straordinario chi l'ha No, ci è piaciuto assai a tutti, no? Per San Pietrino, insomma, che forma la scritta. Ma la buca soprattutto. La buca all'inizio, lo sai, io mi sembra... La buca con la pozzanghera è geniale. Sì, geniale. La prima volta non l'avevo notata la buca con la pozzanghera, ma... C'è una grande filosofia dietro. Certo, a me. Dal San Pietrino certo. Al linguaggio. Il linguaggio è molto curato. Voi siete di Roma, io sono di Roma, sappiamo che Roma Sud mette un po' di Z sulle S. Quando si dice i soldi, in realtà non è i soldi, ma i zordi. Si dice i sordi, i cravattari. Quanto è stato bello in realtà riscoprire questo linguaggio per un attore che magari poi lavora molto anche sulla dizione, sulle sfumature. Beh, è stato uno dei tanti aspetti positivi di questo studio che abbiamo fatto, ognuno sui suoi personaggi. È un aspetto, tanto più sono curate questi dettagli, tanto più sei sostenuto nell'interpretazione. Sì, più loro. Io in realtà per il mio ruolo, insomma, si capisce che sono di Roma anch'io, ma non è che potevo spingere e parlare come appunto, che ne so, Spadino. Io non sono come... di Roma Sud. Che vogliamo dirla tutta. Diciamolo. Una frase chiave che si scambia i vostri personaggi è: ti ricordi il momento in cui hai smesso di pensare, di sognare, di essere un campione? Queste persone, diciamo che alla fine sono votate al male, secondo voi prendono questa strada proprio perché hanno smesso di sognare, perché non hanno un sogno? Perché i vostri personaggi almeno hanno smesso di sognare? Perché hai smesso Perché ho smesso di sognare? Beh, per me è più facile, insomma, perché comunque lui ha tutta un'altra storia del samurai, però Cinaglia, insomma, è lì che galleggia, insomma, in Campidoglio senza nessuna prospettiva. È stato lasciato dalla moglie, che è una politica importante, di livello alto, e non capisce quello che gli gira intorno, è anche ingenuo all'inizio della storia. Perché ancora delle ideologie? Le ideologie ti fanno restare ingenuo, puro, quindi sono una cosa brutta, io non penso, però comunque alla fine quello che è vero è che lui vuole invece provare a cambiare le cose, no? Uno che cerca di lottare appunto contro l'impossibile, no? Come dice la moglie davanti a Montecitorio, tu sei uno ancora che lotta per le cause perse, per la politica quella vera, l'arte del possibile, gli dice, no? Cioè, ecco, lui in fondo... questa cosa non la pensa, non la crede, cerca di cambiare le cose a modo suo, ma poi alla fine diciamo il richiamo del potere, il fatto che il samurai comunque gli riconosce, capito, qualcosa che nessuno gli ha riconosciuto, nel suo partito, nella sua moglie, cioè deve arrivare samurai. E quindi per fare, spesso forse succede proprio così, appunto, fanno breccia su queste, su figure come il povero Medeo Cinaglia, insomma. Tutto dipende anche dalla qualità dei sogni che si fanno, cioè, quello che avviene quando, diciamo, scendi a patti con la zona d'ombra che ti porta a fare cose, diciamo, che magari non avresti immaginato di fare solo poco tempo prima, più che di sogni parlerei neanche di incubi, ma insomma di qualche di una mediazione, che tu accetti di fare certe cose, accetti di mettere da parte una parte del sogno per prendertene solo un'altra, insomma. Nella serie c'è proprio Ostea Beach, State of Mind, potrebbe essere una palude della Louisiana, tipo in True Detective. Quali sono i vostri ricordi di Ostia, visto che siete romani? E c'è veramente questo senso mitico di questa Ostia strana, criminale? Io non ho quasi mai frequentato Ostia, amica mia, quindi l'ho frequentata molto sul set, ma non lo so, non ti saprei dire. Io addirittura non l'ho frequentata sul set, perché il mio personaggio parla dei treni di Ostia tutto il tempo, ma in realtà non ci va. Però effettivamente l'ostia criminale è una cosa, l'ostia criminale, insomma, comunque l'ostia è un posto, no? è una cosa che molti non sapevano in fondo, no? Prima del libro o delle inchieste, insomma, su Repubblica di Carlo Bonini, eccetera. Ma anche la Roma criminale, però, insomma, magari era emersa da poco, ma
Quindi appunto Ostia appunto, cioè andava al mare, nel senso, cioè, per dire ingenuamente, ora poi tutti fanno quelli che sanno, quelli che leggono, e che quindi dire, ma che non lo sapevi che Ostia? Invece la realtà è che no, io non lo sapevo, non pensavo che c'era la mafia e questo tipo di situazioni, ora che ora poi si è pure detto che Mafia Capitale in realtà non esisteva, eccetera, però comunque no, per noi Ostia no. Cioè. No, no, io andavo ai cancelli, un po' più... Ok, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Ciao. Mille.